Oggi vi porto con me dentro Bletchley Park, nel luogo in cui gli alleati hanno combattuto una guerra. Questa guerra non si combatteva con le armi, ma con l'ingegno. A Bletchley Park ci hanno lavorato persone di un certo spessore come Alan Turing. E quindi, benvenuti pinguini in questo nuovo video speciale per ringraziare tutti voi per aver reso possibile il raggiungimento di un altro traguardo. 2048 iscritti. Chi è vecchio del canale sa che festeggio tutti quei risultati che hanno a che fare con le potenze del 2, in puro stile informatico. Bletchley Park si trova a Milton Keynes nel Buckinghamshire, a meno di 2 ore di guida da casa mia. Ma negli anni 30 lì intorno non ci stava nulla, nel senso Bletchley Park era una tenuta di campagna. La città di Milton Keynes venne costruita a partire dagli anni 60. Oggigiorno Bletchley Park è diventato un museo che racconta quello che succedeva al suo interno mentre infuriava la Seconda Guerra Mondiale, perché quello che accadeva al suo interno è stato nascosto a tutti noi per molti anni. Le migliaia di persone che si sono letteralmente spaccati la schiena sono rimaste nell'ombra. Prima di parlare di quello che accadeva al suo interno, devo fare un piccolo e grande preambolo. Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, Arthur Schreibus, spero che si pronunci così, inventò e brevettò la macchina Enigma. Questa macchina aveva la funzione di cifrare i messaggi. Il metodo di cifratura era piuttosto semplice. Ogni lettera su un alfabeto di 26 lettere veniva sostituita da un'altra lettera. L'algoritmo utilizzato, o meglio dire, il meccanismo utilizzato era elettromeccanico e il suo funzionamento era geniale. Alla pressione di un tasto sulla tastiera si illuminava una lettera. Bastava digitare quello che si voleva codificare e prendere nota delle lettere che si illuminavano. Diciamo che era consigliabile che ci fossero 2 persone a usarla, visto che la lettera si spegneva quando il tasto veniva rilasciato. Nonostante non fosse il massimo dal punto di vista della user experience, era considerata una macchina all'avanguardia per l'epoca. E come funzionava la macchina Enigma? È molto complicato e farò del mio meglio per spiegarvelo. Ma dopo la sigla. Prima di procedere nella spiegazione di come funzionava la macchina Enigma, se questo video vi piace e volete supportare il mio lavoro e portarvi altri contenuti simili, quindi dove vado ad esplorare posti, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link lo troverete in descrizione. E qui andiamo a vedere come Enigma cifrava i messaggi. Dunque, la prima cosa importante da sapere su Enigma è che permetteva una codifica bidirezionale. Impostando la macchina con gli stessi settaggi, e poi vedremo com'erano questi settaggi, usati durante la codifica, digitando i caratteri codificati si iniziano a illuminare le lettere corrispondenti al testo in chiaro. Quindi funzionava in entrambi i versi. I settaggi venivano impostati con l'uso dei rotori cifranti, che se ne mettevano 3. Questi rotori avevano la funzione di scrambler, come si dice in inglese, ovvero di mescolare le lettere. I rotori non sono semplicemente degli ingranaggi che girano, ma erano dei piccoli circuiti elettrici. Ogni rotore aveva 26 contatti da un lato e 26 contatti da un altro lato. E nel mezzo, cioè all'interno, ci stavano dei fili che collegavano le varie lettere. L'input della lettera A veniva mappato, per esempio, qui sto facendo un esempio, all'input della lettera D del rotore. E così lo si faceva per tutte le 26 lettere. Le connessioni all'interno del rotore ovviamente erano fisse. Infatti, da quel che so, esistevano almeno 7 tipi di rotore utilizzati dalla Wehrmacht, con diverse cablature al suo interno. Tuttavia, il rotore poteva essere tirato fuori dalla macchina e lo si poteva girare. Questo permetteva di shiftare tutte le connessioni al suo interno di quante volte lo si voleva. E, come avete capito, c'erano 26 possibili combinazioni. Una volta settati tutti e 3 i rotori, venivano messi dentro la macchina e poi si giravano per impostare la posizione iniziale. Alla pressione di un tasto, non solo, come vi dicevo poco fa, si accende la lampadina corrispondente alla lettera cifrata, ma il rotore più a destra scatta, cioè gira di una posizione.
Quando questo fa un giro completo, il rotore centrale scatta di una posizione e anche quando quest'ultimo fa un giro completo, il rotore più a sinistra gira di una posizione. Il motivo per cui i rotori giravano durante il processo di codifica è molto semplice. Se premo lo stesso tasto due volte di fila, ottengo due codifiche diverse. Uno dei componenti principali della macchina Enigma, e qua stiamo attenti, era il riflettore. Il riflettore era anch'esso un circuito cifrante, ma era fisso. Non poteva essere configurato. Al massimo poteva essere sostituito con un altro. E quello che faceva era sempre quello di mappare una lettera in input con un'altra lettera in output. Tuttavia, l'output del riflettore passava di nuovo attraverso i tre rotori. L'input del riflettore arrivava dall'ultimo rotore e l'output passava dall'ultimo rotore di nuovo, quindi ritornava di nuovo ai rotori. Ed ecco perché si chiamava riflettore. Quindi quello che accadeva è che quando per esempio premevo il tasto A, passava per il primo rotore, che lo mappava magari alla lettera D per esempio, poi passava al secondo rotore che mappava la D in Z, qui sono sempre un esempio, e poi passava per il terzo rotore che mappava magari la Z in M. E poi passava per il riflettore che magari mappava la M in W, e il W era l'input per il terzo rotore che poi veniva scambiato altre tre volte. Wow! Tuttavia, c'è anche un altro componente che devo spiegare, che è il pannello scambiatore. Il pannello scambiatore, quello che in inglese viene chiamato plugboard, ovvero la tavola degli spinotti, permetteva manualmente di mappare le lettere dell'alfabeto. Quindi avendo 26 lettere si potevano fare 13 connessioni. Poteva non essere utilizzato. E se non venivano utilizzate, quindi non c'erano connessioni, l'output dei tre rotori era quello che poi effettivamente accendeva la lampadina. Oppure, se l'output dei rotori dopo essere stato riflesso era T e io collegavo nella plugboard T a Y, si illuminava la lettera Y. Quindi se tutti i cavi venivano connessi nella plugboard, quest'ultimo fungeva da un quarto rotore programmabile e quindi questo aumentava le combinazioni. Quindi andiamo a vedere tutto il funzionamento di come funzionava la macchina Enigma una volta per tutte, perché ho introdotto volutamente plugboard successivamente. Si preme un tasto e passa dalla plugboard, perché effettivamente funge da un rotore. Passa per il primo rotore, passa per il secondo rotore, passa dall'ultimo rotore che fa un altro scambio. Il riflettore fa un altro scambio. Passa di nuovo dai tre rotori, quindi fa altri tre scambi, ripassa per il plugboard che rifà un altro scambio e poi si illumina la lampadina. Poco fa vi dicevo di stare attenti al riflettore perché è il componente principale della nostra storia. Il riflettore garantiva che la lettera cifrata era sempre diversa dalla lettera digitata. Questo era fatto di proposito in modo tale che si evitavano che parte del messaggio in chiaro potevano finire nel testo cifrato. Questo suo punto di forza era anche il suo punto debole. Grazie a questa proprietà, come vedremo, gli scienziati di sua maestà, tipo Alan Turing, riuscirono a sviluppare un algoritmo per decriptare i messaggi scritti con la macchina Enigma. Tuttavia, prima di passare ai dettagli implementativi che hanno portato a violare Enigma, torniamo a dove avevamo lasciato la nostra storia. Avevo detto che Arthur Schreibus aveva inventato questa macchina che, nonostante i suoi 12 kg di peso, era considerata una macchina portabile. E il nostro amico Arthur l'aveva inventata per gli uomini d'affari, che magari avevano intenzione di trasmettere messaggi e informazioni confidenziali per il loro lavoro. Tuttavia, costava troppo e non ebbe un gran successo commerciale. Ma ai militari tedeschi piaceva e quindi se la sono presa. Si stima che siano state fatte più di 100.000 macchine Enigma. Non si sa esattamente quante ce ne furono, perché, come ha detto la mia guida durante la mia visita a questo museo, chissà quante ne sono finite nel Mediterraneo. Quando Hitler salì al potere e la minaccia della Germania nazista era diventata reale, i polacchi iniziarono a lavorare al modo per attaccare Enigma, cioè di decriptare i messaggi codificati con essa.
E perché i polacchi? Perché già la Germania aveva annesso l'Austria ed allora Cecoslovacchia. I polacchi sapevano che sarebbero stati i prossimi. I servizi segreti polacchi si avvalsero di professori dell'Università di Poznan e a capo del loro progetto c'era Marian Czajewski, spero di averlo pronunciato bene. Nonostante che lui aveva a disposizione il funzionamento della macchina Enigma, non sapeva come funzionavano i rotori, come erano collegati al loro interno, non sapeva quali fossero i settaggi giornalieri usati dai soldati. E quindi, avvalendosi dei messaggi cifrati che gli arrivavano, riuscì a capire come i rotori e anche il famoso riflettore erano connessi al loro interno. Questo lo scoprì grazie a un teorema matematico che lui stesso aveva fatto, che si avvaleva di un'osservazione che lui aveva fatto. Alcune trasformazioni si ripetevano ciclicamente. Ora, di questa cosa la vedremo successivamente nel dettaglio, ma per farvi capire cosa si intende è la seguente cosa. Poteva capitare che in alcune configurazioni A poteva essere convertita in G, che G poteva essere convertita in B, B poteva essere convertita in E in A. Quindi vedete, c'è un ciclo. Quando lui vedeva i messaggi e riusciva a trovare tutti questi cicli, si poteva determinare, ovviamente con qualche passaggio matematico, i settaggi della macchina Enigma di quel giorno. Con questa conoscenza, i polacchi costruirono la bomba, una macchina in grado di determinare i settaggi giornalieri dei rotori. Certo, qualcuno mi potrebbe dire, e gli spinotti? Beh, una volta scoperti i settaggi dei rotori, quelli, cioè capire gli spinotti era più facile del previsto, perché la macchina Enigma doveva garantire che la cifratura era bidirezionale. E quindi sapendo l'output, che era sempre diverso dall'input, come vi dicevo per la storia del riflettore, e sapendo che alcuni pattern si ripetevano ciclicamente, in qualche modo si riuscivano ad escludere alcune cose e quindi a capire come la plugboard era connessa. D'altro canto, con l'uso della matematica, avevano capito come i rotori erano connessi al loro interno e anche come funzionava il riflettore, figuriamoci se non si capivano come erano collegati i fili della plugboard, che poi alla fine il principio del funzionamento era come quello di un quarto rotore. E quindi, a questo punto della storia, mi potete dire che se i polacchi avevano già violato Enigma, qual è stato il contributo di Turing e di tutto il team di Bletchley Park? Il sistema di Czajewski si basava su un'assunzione molto forte. I militari all'epoca, quando iniziavano una comunicazione, cifravano i settaggi dei rotori e lo mandavano due volte. Quindi le prime sei lettere dei messaggi cifrati erano i settaggi dei rotori. Sì, è vero, erano cifrati, però lui sapeva che la prima lettera corrispondeva alla quarta lettera, la seconda lettera corrispondeva alla quinta lettera e così via. E questo dava parecchie informazioni, soprattutto a un matematico di quel calibro. I tedeschi cambiarono questa modalità di comunicare. Loro quello che poi facevano è di scrivere i settaggi della macchina Enigma su dei manuali che venivano dati ai soldati e questi manuali contenevano le impostazioni della macchina giorno per giorno. Aggiungiamo anche che avevano introdotto due nuovi rotori e tutto il lavoro di Czajewski se ne andò a farsi benedire. Voglio precisare qua una cosa, qui faccio una bella parentesi. La macchina Enigma aveva solo tre rotori, ma erano intercambiabili. E tra l'altro i rotori si potevano disporre in qualunque ordine, quindi i settaggi giornalieri potevano avere, tipo metti il rotore 5, 2, 3, con dei determinati settaggi. E quindi, anche se nella macchina si poteva mettere tre rotori, ce n'erano tipo 5, 6. E poi ci aggiungiamo che altre forze armate tedesche, quindi tipo per esempio la Marina Militare tedesca, utilizzava delle macchine Enigma diverse, con configurazione dei rotori e dei riflettori diverse. E gli alleati riuscirono poi con queste macchine a capire come funzionavano, perché in alcuni casi se ne riuscivano a impossessare durante le battaglie. Comunque, chiudiamo questa parentesi e ritorniamo al lavoro svolto dall'intelligence polacca. Dunque, non è che tutto proprio il lavoro dei polacchi era stato inutile. La Seconda Guerra Mondiale ufficialmente inizia il 1 settembre del 1939 con l'invasione, manco a dirlo, della Polonia da parte della Germania nazista. Qualche mese prima i polacchi si incontrarono con gli inglesi e i francesi e dissero a loro tutto quello che avevano scoperto.
così gli inglesi ripresero da dove avevano lasciato i polacchi. Il governo britannico aveva bisogno di un luogo segreto dove portare avanti le ricerche e comprò Bletchley Park, che all'epoca, come vi dicevo all'inizio di questo video, era una tenuta di campagna che diventò, in quella circostanza, il quartiere generale del Government Code and Cipher School, scuola governativa di cifratura e codifica. La GCCS era una branca dei servizi segreti britannici e oggi si sono spostati da Bletchley Park, sono in un altro posto in Inghilterra e vengono chiamati GCHQ, ovvero Government Communications Headquarters, ovvero quartiere generale delle comunicazioni del governo. Richiudiamo questa tra parentesi e continuiamo. All'inizio Bletchley Park aveva, oltre al terreno, la villa principale, i garage e i cottage. Successivamente hanno costruito degli altri edifici, che in inglese prendono il nome di HOT, che possiamo tradurre come capanna, dove erano dislocati i vari reparti dell'intelligence britannica, che si occupava di intercettare e decodificare i messaggi delle potenze dell'asse. Eh sì! Perché, qualora ve lo siate dimenticati, la Germania non era da sola, ma era accompagnata dall'Italia e dal Giappone, le infatti cosiddette potenze dell'asse. La filiera, se così la possiamo definire, della decodifica era immensa ed era divisa in questi passaggi: intercettazione, decodifica, traduzione, catalogazione e intelligence. Le stazioni radio degli alleati intercettavano i messaggi nazisti che venivano comunicati mediante il codice Morse. Quindi questi venivano trascritti e dati a dei rider che usavano una motocicletta come questa. Oggi i rider ci portano il cibo, ma all'epoca portavano dispacci militari. I dispacci andavano a Bletchley Park e venivano decodificati. Una volta che venivano decodificati andavano tradotti. E non tutti i messaggi erano in tedesco. Alcuni erano in italiano, altri in russo e altri erano in giapponese. Ecco qua Bob, ho del materiale per te in questo video. I linguisti dovevano sapere tutte queste lingue, ma anche quando era solo il tedesco la lingua da imparare, e il tedesco non era manco il tedesco colloquiale, ma il tedesco militare. C'era un'abbreviazione che indicavano, per esempio, le varie città del Terzo Reich. Poiché la macchina Enigma aveva solamente lettere, come vi dicevo poco fa, 26 lettere, i numeri venivano scritti con delle lettere, quindi insomma tradurre quei messaggi era un'impresa, già di per sé. E non c'era ChatGPT o Google Translator. Una volta tradotti, li passavano a un altro team che li catalogava. Infine, la famosissima MI6 dava un senso a questa informazione. Avevano queste stanze con mappe di tutta Europa, se non di tutto il mondo. Questa stanza che vedete qua è una ricostruzione, dove cercavano di capire lo spostamento di truppe e flotte nemiche, basandosi sulle informazioni acquisite per capire dove e quando i tedeschi avrebbero attaccato, ma anche per capire ovviamente come attaccarli, visto che lo spostamento di truppe da parte del nemico poteva indebolire alcune aree. Infatti, uno dei contributi principali per aver violato il funzionamento di Enigma fu nell'occasione del famosissimo D-Day, ovvero lo sbarco in Normandia. Ora, se gli alleati spiavano i tedeschi, ovviamente anche i tedeschi spiavano gli alleati. Gli alleati ovviamente non potevano evitarlo, come non potevano evitarlo i tedeschi, ma potevano dare false informazioni. Tra le tante false informazioni che vennero dati per organizzare lo sbarco in Normandia, c'era quello di far credere ai tedeschi che l'attacco degli alleati sarebbe arrivato da Calais. E i tedeschi ci credettero. Ora, non so perché i tedeschi abboccarono proprio a questa cosa di Calais. Secondo me, ma questa è pura speculazione, perché Calais è il punto più vicino della Francia all'Inghilterra. E infatti a Calais è il punto in cui tutt'oggi sbuca il tunnel della Manica. Ora, come facevano gli alleati a essere certi che i tedeschi avevano abboccato il loro inganno? Perché loro potevano intercettare e decodificare i loro messaggi segreti. E quando erano sicuri che i tedeschi si stavano riorganizzando a Calais, boom, attaccarono in Normandia. Abbiamo visto come funzionava Enigma, abbiamo visto la filiera dell'intelligence britannica, abbiamo visto i primi tentativi di attaccare Enigma da parte dei polacchi, adesso andiamo al nocciolo della questione. Quale fu il contributo di Alan Turing
in tutta questa storia? Il suo contributo e di tutto il team di criptoanalisti che lavoravano a Bletchley Park fu decisivo perché loro svilupparono un algoritmo che permetteva di sapere le configurazioni del rotore, la posizione iniziale e qualche volta, quando andava bene, anche il collegamento di uno degli spinotti della plugboard. Sì, solamente uno, ma come vi dicevo, era sufficiente per capire gli altri. Il sistema di Turing si basava sul concetto di crib analysis. Crib in inglese si traduce come culla, ma è meglio non tradurlo. Una crib era una corrispondenza di una parola in chiaro con una parola codificata. Sì, per decriptare un messaggio, gli alleati dovevano conoscere una porzione, anche piccola, del testo in chiaro. E come facevano? Sempre la classica storia del cane che si morde la coda. Beh, molti messaggi erano più o meno sempre gli stessi. Per esempio, il primo rapporto del mattino erano sempre le previsioni meteorologiche, che in tedesco si dice Wetterfossage. Alcuni rapporti erano semplicemente un Klein besondere Erengnise, che vuol dire in italiano, meglio dire in italiano, che non c'è nulla da riportare. Molti rapporti terminavano con la famosissima frase Heil Hitler. E quindi, bene o male, sapendo queste parole, bisognava però trovarle nel testo codificato. Non era facile, ma non era neanche troppo difficile. Non era facile perché il testo in chiaro non conteneva spazi. Gli spazi bianchi erano trascritti con delle X. Chissà poi come queste X venivano codificate. E quindi non potevano vedere che questa parola di 5 lettere la vado a trovare in 5 lettere. Tuttavia, si poteva sfruttare quello che era pensato come il punto di forza del riflettore, ma in realtà era il suo punto debole. Una lettera in chiaro, come dicevo poco fa, non viene mai mappata con la stessa lettera durante la fase di codifica. Quindi prendevano il testo codificato e facevano slittare la parola Wetterfossage finché non trovavano un allineamento tale per cui lettere in chiaro non apparivano nella stessa posizione delle lettere codificate. Facciamo questo esempio che ho trovato online per capirci meglio. Abbiamo questa situazione a schermo. Questo allineamento non è possibile perché abbiamo una lettera del presunto testo in chiaro che verrebbe codificata con la stessa lettera nel testo cifrato. E sappiamo che il riflettore non permette questa configurazione, perché si dice che abbiamo una collisione. A questo punto quello che facciamo è di slittare il testo in chiaro di una posizione. In questo caso abbiamo due collisioni. Shiftando ancora ci accorgiamo di altre collisioni. E un allineamento in cui collisioni non succedono è quando lo spostiamo di 5 posizioni. Qua non ci sta niente, quindi una volta trovato un allineamento che poteva essere buono, quello che si faceva era quello di fare quello che venivano definiti i menu, che non sono i menu del ristorante. I menu era quello di andare a capire se c'erano delle ciclicità. Vi ricordate quello che dicevo io dei polacchi? In questi esempi che vedete a schermo ce ne sono diversi di cicli, ma io ve ne mostro semplicemente uno per semplicità. E viene mappato a T alla posizione 5. T viene mappato alla I, alla posizione 3. Non importa se la mappatura va dal testo in chiaro a quello cifrato o viceversa, perché sappiamo che la cifratura è bidirezionale, quindi proseguiamo. Quindi a questo punto abbiamo che la I viene mappata alla A, alla posizione 21, e che la A ritorna alla E, alla posizione 23. Con questi cicli si potevano determinare delle contraddizioni per determinare la cablatura degli spinotti. Raccogliendo tutte queste informazioni si programmava la bomba, quella che avevano fatto a Bletchley Park. Ovviamente la bomba venne sviluppata con l'aiuto di Turing, perché lui aveva fatto queste osservazioni basandosi anche sul lavoro che avevano fatto i polacchi anni prima. La bomba era questa macchina elettromeccanica che cercava di determinare il settaggio dei rotori, la loro posizione iniziale e una delle connessioni del pannello scambiatore. Era costituita da tantissimi rotori. Questi rotori vanno visti in verticale a gruppi di tre. Ogni gruppo di tre rotori rappresenta una macchina Enigma, ovvero una sua emulazione. Nella prima riga ci sono 12 colonne, quindi simulavano 12 macchine Enigma. Per altri due gruppi, quindi, si riusciva a simulare un totale di 32 macchine Enigma. Ogni rotore era di un colore diverso, che corrispondeva al tipo di rotore che utilizzavano i tedeschi. Vi ricordate poco fa che vi dicevo che avevano aumentato il numero di rotori? Perché erano interscambiabili. Dunque, tutti questi rotori servivano per trovare la configurazione, quella della ghiera. Poi ci sono altri tre rotori neri,
Quando la macchina si fermava, questi rotori neri indicavano la posizione iniziale dei rotori con cui iniziare la decodifica. Alle spalle c'era un pannello con cui venivano fatte delle connessioni fisiche. Ogni cavo era enorme e, nonostante io non li abbia contati, credo che siano 26 cavi. Dunque, come questa cablatura funzionava, devo essere sincero, non l'ho ben capito. O meglio, non ho capito bene come collegavano le varie robe. Però so che ha a che fare con i menu di cui vi dicevo poco fa. Poi c'erano dei tasti e delle lampadine. Anche qua, questi tasti, il loro funzionamento non mi è chiaro al 100% a cosa servivano, ma credo che i tasti servivano per specificare la prima lettera della sequenza da decodificare. Però se mi sto sbagliando, scrivetemi qui sotto nei commenti. E la lampadina indicava la connessione da fare nel pannello scambiatore. E quanto tempo ci stava a trovare una soluzione? Era molto variabile. Mediamente un paio di ore, però alcune volte erano sufficienti alcune decine di minuti, altre ci volevano 3 ore, se non addirittura di più. Dipendeva, non c'era un tempo fisso. Alla fin fine era sempre comunque un processo a forza bruta, perché i rotori giravano fino a quando trovavano una possibile combinazione valida. E quando la macchina si fermava, non era certo che avevano trovato l'informazione giusta. Per questo motivo gli inglesi avevano modificato una loro telescrivente per emulare il funzionamento della macchina Enigma, che serviva appunto per verificare i risultati, che è questa che vedete qua a schermo. Enigma era utile perché, come avevo detto poco fa, era uno strumento considerato portabile, però non era l'unica macchina utilizzata dai tedeschi. I tedeschi avevano altri sistemi di cifratura, come la cifratrice di Lorenz. E non funzionava mediando una macchina a scrivere come Enigma. No. Era molto più sofisticata. Era una telescrivente. Bastava dare un input in un nastro forato che questo trasmetteva il messaggio a un'altra telescrivente. Quindi poteva codificare e decodificare messaggi non solo più lunghi, ma più velocemente. Essendo questa una vera e propria telescrivente, era molto pesante e non poteva essere trasportata. Immaginate che già la macchina Enigma era 12 kg, immaginate questa quanto pesava. Però era utilizzata dai militari di alto rango, che avevano postazioni permanenti un po' in tutta Europa. Addirittura la utilizzava anche Hitler in persona. La cifratrice di Lorenz era una normalissima telescrivente a cui si poteva attaccare l'apparato di cifratura. Cioè proprio era tipo l'espansione. Cioè, esattamente questo, era l'espansione. L'algoritmo di cifratura era diverso da quello utilizzato da Enigma. Era sempre comunque un approccio scrambling, quindi cambiava le lettere, ma utilizzava 12 rotori. Tutti i messaggi cifrati dalle telescriventi venivano chiamati fish dagli inglesi. Pesci. In particolare, i messaggi codificati dalla macchina di Lorenz erano chiamati tunny, ovvero tonno. Perché? Non l'ho capito. Quindi andiamo a vedere bene o male come funzionava questa cifratrice di Lorenz. L'output dei rotori era, come quello della macchina Enigma, una lettera. Ma questa lettera non veniva utilizzata per sostituire la lettera del messaggio in chiaro. Si prendeva la rappresentazione in codice morse della lettera in chiaro e anche la rappresentazione in codice morse della lettera generata dalla cifratura. E tra le due lettere, o meglio, tra le due rappresentazioni in codice morse, si faceva un'operazione di XOR, quindi di OR esclusivo. E questo si poteva fare perché si può interpretare i buchi del nastro forato come 1, l'asse di buchi come 0. E quindi si poteva fare l'XOR tra questi bit, chiamiamoli così, e questi generavano un'altra lettera. Quest'altra nuova lettera era poi effettivamente quella trasmessa durante il processo di cifratura. E per violare questo meccanismo di cifratura costruirono un'altra macchina all'interno di Bletchley Park, chiamata Colossus. Anche qua, il suo funzionamento non mi è ancora del tutto chiaro. Ma guardate questa cosa simpatica, questo nastro che gira. Io pensavo che fosse l'input da decodificare, quello che veniva dato dalle telescriventi. Beh, in effetti lo era, ma io pensavo che l'input entrava e usciva da un altro lato, invece no, stava sempre là a girare. Quella era semplicemente la memoria del computer che girava. Di queste macchine Colossus ne vennero costruite 12, di cui 10 erano a Bletchley Park, 2 a Londra. Quando la guerra finì, quelle di Bletchley Park vennero dismesse, ma quelle di Londra no. Ed erano tenute in gran segreto. E perché?
Che senso ha tenere queste macchine enormi, grandi quanto un appartamento, quando la Germania era ormai stata sconfitta? È quello che ho chiesto alla guida che stava là e mi ha spiegato che era per via dei russi che erano riusciti a mettere le mani alla macchina cifratrice di Lorenz e quindi, zitti zitti, si conservavano queste macchine Colossus per tenere d'occhio i russi. Non si sa mai se vogliono anche loro conquistare un pezzetto del tuo territorio. Ma la domanda che mi sono posto, che poi ho fatto alla guida, era semplice. I tedeschi sapevano che gli inglesi erano in grado di decodificare i loro messaggi? La risposta era no. Ricordiamoci che gli inglesi venivano bombardati dai tedeschi frequentemente. Se loro avessero saputo, avrebbero raso a suolo Bletchley Park e tutto quello che stava intorno. Londra veniva bombardata spesso e volentieri e Bletchley Park si trovava a tipo, anzi scusatemi, si trova a tipo 80 km fuori Londra, cioè non era lontanissimo. Tra l'altro io ho chiesto, vabbè, ma come giustificavano il fatto che gli alleati magari si trovavano preparati a una battaglia? La guida mi ha detto che magari alcune volte facevano saltare fuori una spia che avevano arrestato, che aveva spifferato i piani. O magari dicevano, no guarda, i civili hanno visto gli aerei e quindi sapevamo che eravate pronti ad attaccarci, quindi trovavano dei sotterfugi per non far saltare fuori che loro effettivamente erano in grado di decodificare i messaggi sia di Enigma ma anche di questa mostruosità che era la cifratrice di Lorenz. E tutta questa è la meravigliosa storia di Bletchley Park. Spero che vi sia piaciuto fare un salto nel passato con me durante la Seconda Guerra Mondiale. Per me fare questo video è stato bellissimo. E quindi io vi ringrazio per aver guardato questo video e come al solito vi rimando agli altri video che porto su questo canale. Grazie ancora una volta per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!